Il conte di Cagliostro è stato un personaggio singolare e misterioso, di certo, un uomo di un'intelligenza straordinaria, dotato di una personalità affascinante, amato da alcuni, odiato da altri. Definito un truffatore, un mago, un esoterista, ma anche alchimista, veggente e guaritore. Così Cagliostro percorse tutta l'Europa, comunque, una vita avventurosa, in cui Cagliostro alterna gesti caritatevoli ad azioni di dubbia morale, ed è per questo forse che la sua figura resta tra le più controverse e discusse, ma anche meno conosciute della storia. Ringrazio Federico Cuscunà per avermi richiesto questo video. Cagliostro fu l'ultimo e il più conosciuto degli pseudonimi che lungo la sua vita adottò il siciliano Giuseppe Balsamo. Nato nel 1743 da un'umile famiglia palermitana, crebbe sulla strada e nulla delle sue origini avrebbe fatto presagire che sarebbe arrivato a frequentare le corti europee. Fu la madre, rimasta vedova, a voler cambiare il suo destino, inviandolo al seminario di Palermo e al convento della Misericordia di Caltagirone, entrambi luoghi il cui giovane Balsamo diede sfoggio della sua personalità eclettica. Fuggì dal seminario e venne espulso dal convento per dissolutezza, non senza prima carpire i segreti del farmacista del monastero dal suo libro di rimedi e riuscire a vendere a un gioielliere la mappa di un tesoro che non sarebbe mai stato ritrovato. Dopo questo episodio, fuggì a Palermo nel 1764 e iniziò una frenetica vita di giramondo. Egli stesso avrebbe raccontato anni dopo di aver visitato Rodi, il Cairo e Alessandria e di essere entrato nel 1765 nell'ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Malta, dove fu considerato un capacissimo medico grazie ai rimedi che il farmacista del convento di Caltagirone gli aveva inconsapevolmente trasmesso. Nel 1766 Balsamo decise di stabilirsi a Roma, dove non tardò a mettere a frutto le sue qualità di imbonitore. Poco dopo aver sposato la giovane Lorenza Feliciani, che da allora adottò il nome di Serafina, Balsamo iniziò vendendo talismani e pozioni amorose ai pellegrini che arrivavano nella città santa e sosteneva che tali talismani e pozioni provenissero dal lontano e misterioso Egitto. Ma nel 1768 iniziò a viaggiare in compagnia di Serafina nelle vesti di un ufficiale prussiano con distinta moglie e visse di truffe in città cosmopolite come Venezia, Parigi e Londra, e perfino Giacomo Casanova ammise nelle sue memorie che un pellegrino dalla pelle scura gli aveva rubato la borsa in una locanda mentre egli corteggiava la sua compagna di viaggio, tale Serafina. Anni dopo Casanova li incontrò di nuovo, ma a Venezia, questa volta nelle vesti di due aristocratici. Ma fu soltanto a Londra che nel 1776 Balsamo creò il personaggio che gli avrebbe dato la maggior notorietà, abbandonata la miriade di pseudonimi utilizzati fino a quel momento: Tischio, Harat, Fenix, Pellegrini. Divenne definitivamente il conte Cagliostro, un aristocratico senatore proveniente dall'Egitto. Poi entrò in una loggia massonica minore di Soho, a Londra, quella della Speranza, regolata dal rito della stretta osservanza. Si presentò come emissario del grande copto, un misterioso maestro che gli avrebbe affidato l'istituzione in Europa del culto della massoneria egizia.
Cagliostro affascinò con trucchi di magia e balsami curativi e si arricchì con un elisir dell'eterna giovinezza di sua formulazione, ambitissimo da tutti coloro che se lo potevano permettere. Alla fine del 1777 Cagliostro decise di tornare nel continente dove il rito della stretta osservanza era in piena espansione. Nel 1779, passando per il Ducato di Curlandia, l'attuale Lettonia, venne talmente preso a buon volere dagli ufficiali massoni del luogo da spingerli a considerarlo come governatore della regione presso Caterina di Russia. Ma Cagliostro rifiutò tale proposta, ma non esitò a presentarsi a corte a San Pietroburgo per godere della fama che lo aveva preceduto. Lì cercò di affascinare la stessa zarina, ma quando la furba Caterina notò che il misticismo egizio di Cagliostro iniziava a ipnotizzare il duca Paolo, il suo fragile primogenito ed erede, diede credito alla voce che considerava Cagliostro una spia del re Federico di Prussia e decretò la sua immediata espulsione. Fu allora che Cagliostro decise di stabilirsi a Strasburgo, li guarì e nutrì gratuitamente moltissimi poveri, cosa che ridiede lustro alla sua reputazione. Ma accettò anche di occuparsi di pazienti danarosi, come la moglie del banchiere Jacques Sarrazin, la cui guarigione da alcune febbri di origine sconosciuta conferì a Cagliostro un credito finanziario e una proficua pubblicità sulla stampa parigina. Le sue imprese giunsero così a conoscenza del cardinale Rohan, un personaggio che faceva parte della corte, malato di asma ma soprattutto smanioso di ricchezze, e quindi Rohan non esitò a partecipare con tanto di manto e copricapo da stregone agli esperimenti di alchimia elaborati dal sapiente mago Cagliostro per accrescere le dimensioni delle pietre preziose. Cagliostro godette per 3 lunghi anni della fiducia di Rohan fino allo scoppio dello scandalo della collana. Infatti il 16 agosto del 1784 alcuni gioiellieri scoprirono che Rohan aveva usato il nome della regina Maria Antonietta per ottenere, senza pagarlo, un costosissimo collier di diamanti. Rohan e Cagliostro furono rinchiusi nella Bastiglia e giudicati dal Parlamento di Parigi. Durante un lungo e famoso processo si affermò che Rohan avesse preso la collana per amore e per ordine della regina. Possedeva una serie di lettere di Maria Antonietta, evidentemente false, ed era convinto di aver giaciuto con lei, quando in realtà era stato ingannato da una prostituta. Non si sentì più parlare di diamanti, ma Cagliostro e Rohan furono assolti da un parlamento determinato a screditare la corona. Riottenuta la libertà nel giugno del 1786, un ormai ricco Cagliostro partì verso l'Inghilterra, dove fu ricevuto come vittima della tirannia francese. Ne approfittò per esigere un risarcimento esorbitante dalla monarchia francese e pubblicare la lettera del conte di Cagliostro al popolo francese, in cui descrive il trattamento degradante subito nella Bastiglia e preannuncia il suo ritorno quando la fortezza fosse divenuta un luogo pubblico, esortando il Parlamento a convocare gli Stati Generali e a lavorare per la rivoluzione. Oltre ad accrescere la sua popolarità nella massoneria, la lettera lo avvicinò a molti cospiratori di entrambe le sponde della Manica, come il principe di Galles e il duca di Orléans, che cercarono di trarre profitto dalle sue profezie. Questo allarmò le monarchie francese e inglese, che lavorarono a screditarne la figura.
Personaggi come Casanova denunciarono la sua vera identità e raccontarono delle innumerevoli truffe che Cagliostro aveva perpetrato in tutta Europa. Cagliostro negò tutto, ma disonorato e ridotto in miseria, si rifugiò prima in Svizzera e poi, convinto da Serafina, si trasferì a Roma, dove arrivò il 27 maggio del 1789. Quella stessa estate vennero convocati in Francia gli Stati Generali e poco dopo cadde la Bastiglia. Cagliostro riacquisì la sua importanza e alcuni massoni riallacciarono i rapporti con lui. Una spaventata curia pontificia attivò allora l'Inquisizione, che lo scomunicò immediatamente. Fu dichiarato colpevole di eresia e condannato a non parlare con nessuno, non vedere nessuno, non essere visto da nessuno. Il 20 aprile del 1792 Balsamo venne tradotto nel castello di San Leo, vicino Urbino, dove sarebbe morto 4 anni più tardi. Nonostante la reclusione, riuscì a diffondere inquietanti vaticini contro il papato e con la rivoluzione che avanzava in tutta Europa. Le profezie di Cagliostro presero tinte apocalittiche e resero ancora più famosa la sua enigmatica figura. Ma fammi sapere cosa ne pensi tu e se conosci qualche aneddoto sulla storia di quest'uomo misterioso. Ti aspetto nei commenti. E ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale basta un like o un'iscrizione. Nel caso non fossi iscritto, è gratuito ed io te ne sarei davvero molto grata. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video e nella prossima storia.